Russell trascorse serena la sua infanzia in una casetta rosa nel cuore della tranquilla Willow Creek. A soli 16 anni dovette fare i conti con le prime difficoltà della vita. L'improvvisa malattia della madre Monica e la sua perdita portarono la ragazza ad una decisione. Voglio studiare medicina, voglio diventare un medico e salvare vite, disse a nonna Zoe, con cui condivise anni duri, addolciti dal suo immancabile affetto e qualche torta di mele, prima di partire per il college. Ambiziosa e determinata, concluse gli studi in tempo record, ma al suo ritorno nonna Zoe non era più lì ad aspettarla. Va dove ti porta il cuore, le aveva sempre detto, e il suo cuore era lì, in quella piccola casa confetto da cui era pronta a ricominciare. Ben presto il suo cammino incrociò quello di una biondina snob e viziata in cerca di una stanza. Stanca di subire le liti infinite dei genitori, che erano giunti ad odiarsi senza trovare il coraggio di una separazione, Hilary scelse di abbandonare le comodità di una vita benestante, contando solo sulle sue forze. Non aveva mai avuto grandi capacità o aspirazioni, solo una disarmante bellezza e una grande passione per la moda. Decise così di aprire un fashion blog e con i primi risparmi un piccolo negozio dove vendere le sue creazioni stilistiche. Condividere ogni giorno un pensiero nel suo piccolo spazio virtuale le diede modo di scoprire una propensione per la scrittura, che divenne poi il suo mestiere. Al lavoro conobbe Milo, uno scrittore tenebroso e introverso, noto per aver recentemente pubblicato un libro sulla sua vita. Cresciuto con la madre, strampalata comica teatrale, era stato tenuto all'oscuro dell'esistenza di un padre, una rockstar in pensione. Uscito molto presto di casa perché troppo serio per una famiglia come la sua, giunse a Willow Creek per condividere una villetta con un amico del liceo e compagno di mille avventure. Will, vicino di casa di Rachel e segretamente innamorato di lei da bambino. Nel quartiere da quando venne affidato allo zio Joey in seguito all'irrimediabile dipendenza dall'alcol del padre Jim. Dallo zio, inguaribile Casanova, aveva imparato l'arte amatoria, grazie alla quale, fin dall'adolescenza, riusciva ad avere tutte le ragazze ai suoi piedi. Tutte tranne una, l'unica per cui ne valeva la pena.